Si è svolto oggi presso il Caffè Le Paillotte l'evento organizzato dall'azienda agricola biologica Chiusa Grande di Franco Deosanio. Titolo dell'evento: Progetto Vina, vini naturali, i segreti della vinificazione nella pietra, lo spumante biologico metodo classico e i vini senza solfiti aggiunti, dalla pratica enologica alla tavola. L'evento, presentato dal giornalista enogastronomico Antonio Paolini, è riservato ai ristoratori e ai addetti ai lavori e promuove una ricerca attraverso cui, per la prima volta in Abruzzo, è possibile apprezzare in diversi incontri le particolarità del profilo organolettico delle micro e macro vinificazioni in vasche di pietra di Pietranico. Come ci spiega lo stesso Antonio Paolini. Il recupero delle vasche in pietra è un gioco molto interessante. I vini che abbiamo assaggiato oggi si raccontano benissimo da soli dopo il passaggio della vinificazione in pietra. Il Trebbiano è davvero Trebbiano, il Pecorino è davvero Pecorino, i due Montepulciano da due vigne diverse, quella di Cugnoli e quella di Civitacquana, strepitoso, secondo me, strepitoso, manifestano tutte le loro differenze con queste aggiunte di mineralità, con queste tensioni particolari, senza bisogno appunto di scalpitare in acidità eccessive, ma anche convivendo con una certa morbidezza. Questo appuntamento è stato oltremodo impreziosito dagli abbinamenti gastronomici proposti dagli chef stellati Michelin Matteo Iannacone, Caffè Le Paillotte e Marcello Spadone, chef del ristorante La Bandiera. Due artefici indiscussi della valorizzazione gastronomica e territoriale che hanno accolto con entusiasmo e lungimiranza il valore insito nella vinosofia di Franco Deosanio e nel progetto Vina. Primo principio di questa mia vinosofia è che io non produco vino per prendere un punteggio alto in base a una scheda dei sommelier o degli enotecnici, ma il vino, visto che siamo nella terra di D'Annunzio, il vino deve dare piacere proprio fisicamente, deve affascinare, deve lasciare un ricordo piacevole di sé. Non solo, ma il vino, oltre a darmi piacere mentre bevo, siccome ho una grandissima attenzione, questo è un altro punto della mia vinosofia, al benessere psicofisico di chi beve, mi deve dar piacere anche dopo che ho finito di bere. Quindi grande attenzione all'aspetto salutistico, grande attenzione alle garanzie che do al consumatore.